Domenica 6 ottobre si è alzato il sipario sulla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici locali. Giunta alla sua 27esima edizione, la mostra mercato di oltre un chilometro che si disloca tra le vie del centro storico si conferma come il binomio perfetto che unisce cultura ed enogastronomia, che permette a migliaia di persone di conoscere le eccellenze del territorio. Una giornata intensa, iniziata sin dalla mattina con la Camminata in Rosa, l'evento di sensibilizzazione nato per far comprendere l'importanza della prevenzione dei tumori al seno. Alle 17.30 circa il taglio del nastro, alla presenza delle massime autorità locali e regionali, dell'onorevole Baldelli, del prefetto della provincia di Pesaro Urbino Greco e del governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli. Pergola è uno scrigno di cultura, uno scrigno di arte, uno scrigno di bellezza incastonato in un paesaggio straordinario con prodotti di assoluta qualità. Oggi parliamo del tartufo pregiato di Pergola e dei prodotti tipici che rappresentano non solo l'eccellenza di Pergola, ma l'eccellenza della nostra regione. Noi dobbiamo essere consapevoli che questo patrimonio è un patrimonio che ci può aiutare ad affermarci nel mercato globalizzato, a destagionalizzare il turismo e a far conoscere il nostro territorio anche a livello nazionale e internazionale. Non dobbiamo aver paura, ma le istituzioni devono credere su queste politiche. Un ricco programma per tutta la famiglia, tra degustazioni, visite al Museo dei Bronzi e mostre, che si ripeteranno per chi si fosse perso l'appuntamento domenica 13 e 20 ottobre. Ed alcune novità, come ha sottolineato il sindaco Diego Sabatucci. In queste tre giornate ci saranno spettacoli, ci sarà la presenza di Slow Food per aumentare la qualità di quella che è la Fiera Nazionale e l'obiettivo di questa amministrazione è quello di renderla internazionale. Tra le novità di quest'anno troviamo anche la presenza del treno storico con tanti visitatori un po' da tutta Italia. Spazio anche per la musica, dislocata in diversi punti del centro storico, tra cui il concerto di Johnson Rivera che ha entusiasmato l'intera piazza.